una pop star, probabilmente devi girare. È così che ci regalate delle giornate magnifiche, dei sogni ancora con le macchie nere oppure il naso. Fate la perfezione, truccate certo. La perfezione su un pizza. Cioè, no, no, ti sei vista. No, lascia perdere. 9, Manila Nazzaro. Grazie. Ben trovata, buon pomeriggio. E Lisero, che dire, delle teenager, delle signore, insomma, mai sconvolto le donne italiane, Andrea Montovoli. Serio, posso ancora serio? Accettare la pop star? Sì. Sì? Perché no? Adesso no, magari, però. Cioè, tu prenderesti come in considerazione... parecchie, diciamo, conoscenti, sia uomini... Ha dimostrato di essere simpatica, bella perché bella, però lei è un mix di bellezza, bravura, simpatia, è molto autoironica e questo secondo me è molto apprezzato nelle donne che lavorano in televisione. Sì, invece dal 2000, prima di quella, dal 2000... Però dare interesse... Pobre dell'isola, Belen viveva in un determinato... Ha lavorato tanto, lei ha scelto una vita mediatica, tant'è che sui social lei pubblica a qualunque momento, esatto. Anche dal chirurgo, la popolarità. In questa domenica pomeriggio, l'ultima domenica pomeriggio di agosto, ci avviciniamo alle guarda da un mito della storia, anche del cinema, non solo del concorso. Anche quelli che hanno più successo, se lo hanno continuato ora, voi controllate, verificate, io dico sempre, non credete, verificate. Abbiamo visto molti cancro che sono arrivati ad alte vette. È un momento di forza, come hanno avuto una delusione d'amore, devono assolutamente voltare pagina. Mi raccomando. Senti, siccome ho un'amica te. Vabbè, io, vabbè, sono veramente, mi ha emozionato questa cosa, sono contenta, non me l'aspettavo. So per certo che lui un po' con le unghie con i denti ha combattuto per farmi eleggere, perché la commissione era un po' divisa tra me e un'altra ragazza e lui ha voluto e ottenuto. A prescindere, ma poi pensa il lattice col caldo, il lattice con il sole. A tutto e mi limito. Questa no, direi che è la cosa senza schifezze, sana. Senza patatine, senza... Tu sei dimagrita tantissimo. Beh, io ho iniziato 4 mesi non fa. Non parlare niente di quest'ultimo film? È un film che parla di bullismo. E... non si sa mai, insomma. Andrea, tu che... per questo splendido programma. Mi è servito tanto e devo tanto a Milly. E spero che le... ho avuto compagnia questo pomeriggio, Andrea Montovoli, Manila Nazzaro. Grazie a te, Miriam.